Buonasera a Francesco Maria Tedesco, che incontriamo per il suo libro Mediterraneismo. Lascio la difficoltà nel pronunciarlo, benché prima l'ho pronunciato bene. Sul libro Mediterraneismo, il pensiero antimeridiano. È uno smontaggio più che una decostruzione, volutamente non impieghi il termine decostruzione, il termine di Derrida, è uno smontaggio comunque dei vari discorsi, soprattutto alti, diciamo, di quelli tu insegni filosofia politica all'università, di filosofi politici, di storici, insomma, di teorici di queste questioni. E poi anche è interessante tutta l'analisi del mediterraneismo, diciamo, popolare, del mediterraneismo che arriva anche a certe ideologie politiche. Ora, è molto ricca questa questione. Pensavo che fosse, diciamo, che non ci fosse tutto questo contesto così ampio e anche di ricerca. Io sono rimasto a porre, come mi è capitato, la questione mediterranea a qualche scrittore, come ho fatto a suo tempo con Giuseppe Pontigia. La sua risposta è sicuramente interessante, ma qui sento proprio che, come dire, hai aperto un archivio e un questionamento che sono qui a porti le questioni. Com'è che sei arrivato a questa ricerca? Io ho avuto la chance di leggere questo bel libro singolare che ritengo, come dire, una ricerca tutta tua, tutta singolare, quello Eccedenza Sovrana. Io, avendo letto un po' di queste questioni, avendo letto varie teorie del potere, Eccedenza Sovrana è un varco aperto che io ancora percorro più volte. Prego. Buonasera e grazie per l'invito. Sì, noi ci eravamo anche già appunto visti e sentiti per discutere Eccedenza Sovrana. Questo è un libro che nasce sostanzialmente da una questione biografica, da una spinta biografica. Negli studi postcoloniali, negli studi culturali, spesso c'è diciamo questo elemento biografico. Baratta addirittura, quando parlava di Gramsci, diceva: in fondo, se Gramsci non fosse stato sardo, non avrebbe scritto quelle cose, non si sarebbe occupato di quelle cose. Io sono meridionale e quindi, diciamo, vivo, ho vissuto, ma qui c'è anche l'esempio di Frantz Fanon. Frantz Fanon scrive quel magnifico e terribile libro che si chiama Pelle Nera, Maschere Bianche, nel quale Fanon racconta della sua esperienza della negritudine, cioè racconta che lui è stato educato come un bambino bianco, poi va in Francia e si accorge di essere nero, ma non perché non avesse uno specchio in casa, ma perché effettivamente appunto la negritudine gli viene sbattuta in faccia. Quando lui arriva in Francia si rende conto che, per esempio, le persone, quando lui si siede in treno, lasciano un posto libero tra lui e loro. E questo è appunto il modo in cui Fanon capisce che cosa vuol dire essere neri. Ogni meridionale fa esperienza delle forme, diciamo, della discriminazione che caratterizzano il sud dell'Italia in particolare, ma appunto l'area del Mediterraneo in generale, anche quelli che vengono dall'altra sponda, diciamo così. E quindi io ho cercato di occuparmi di questa cosa, appunto perché era una cosa che mi toccava direttamente, ma anche di, come dicevi tu, di cercare di smontare non soltanto quindi il pregiudizio, diciamo, antimediterraneo, antimeridionale, che è una prima parte della ricerca, e se vuoi anche una parte più arata, più scavata, perché noi sappiamo bene, ci sono tante pubblicazioni sul pregiudizio antimeridionale, però questa è una parte, perché io ho cercato di individuare due tipi di mediterraneismo, diciamo, un mediterraneismo del primo tipo, appunto quello che stigmatizza il sud e il Mediterraneo, è un mediterraneismo del secondo tipo, che invece è quello che ha cercato di invertire lo stigma, cioè di prendere questa stigmatizzazione, di questa negativizzazione, diciamo così, e di renderla invece un elemento identitario forte, di rivendicazione. Faccio un esempio sulla storia del femminismo per capirci, cioè la gonna
affiori, diventa praticamente proprio un elemento di inversione dello stigma perché la gonna era il simbolo dell'oppressione patriarcale che viene preso dalle femministe e rovesciato, risemantizzato nel suo contrario fondamentalmente. Quindi questo secondo me un po' c'è stato anche un po' il tentativo di risemantizzare diciamo, la discriminazione meridionale. Ricordo un episodio a Napoli quando arrivò Salvini e i musicisti, gli intellettuali meridionali napoletani per contrastare diciamo, la discriminazione. Appunto, l'immagine tipica della stigmatizzazione meridionale del sud è di rovesciarla come un elemento forte e affermativo, cioè noi siamo briganti e quindi ti contrastiamo. Questo è un po', diciamo, lo schema che ho cercato di seguire per questo libro. Sì, possiamo anche porre la questione, cioè, una volta fatto questo smontaggio, la riformuliamo, qual è la questione mediterranea? Allora, un conto è la questione meridionale, detta politicamente così in Italia. Un conto è la questione mediterranea, che per porla in breve, la questione di da dove arriverà la pace? C'è la sensazione in molti che analizzano questo, che quando ci sarà, tra virgolette, la pace nel Mediterraneo, c'è la pace planetaria. Come se la questione sorgesse tutta. Passerebbe qui la divisione tra Oriente e Occidente. Insomma, Ravenna, no? Cioè, l'Oriente, Cristo si è fermato a Eboli ed è la questione italiana meridionale, per dire così. L'impero d'Oriente si è fermato a Ravenna, poi si è fermato alle porte di Vienna e siamo ancora lì con questa questione. La questione palestinese, che forse è una citazione, tra virgolette, tu la chiami la questione delle questioni, ma penso che sia di qualcun altro, forse, o è tua la formulazione. È questa la questione israeliano-palestinese. Chi risolvesse questo, altro che l'invenzione della penna Biro o del motore a scoppio. È questa la questione mediterranea o qual è? Ma intanto diciamo, vorrei fornire un chiarimento diciamo, terminologico, concettuale, nel senso che mediterraneismo è un termine che ricalca il titolo di questo libro famosissimo di Edward Said, che è uscito alla fine degli anni 70, che si chiamava Orientalismo. E perché ho preso questo termine? L'utilizzo, il conio non è mio, l'utilizzo è diciamo, già in parte stato fatto da un antropologo statunitense che si chiama Michael Hertzfeld, il quale però lo ha impiegato soprattutto per quanto riguarda diciamo, il primo mediterraneismo, quello che io ho chiamato il mediterraneismo del primo tipo, non sviluppando affatto il mediterraneismo diciamo, che io ho chiamato il mediterraneismo del secondo tipo. Che cos'è il mediterraneismo? È l'idea che, diciamo, così come per l'orientalismo, è che ci siano dei tratti distintivi fondamentali che identificano tutta la cultura mediterranea. Cioè la cultura mediterranea sarebbe una sorta di blocco dentro il quale ci stanno una serie di elementi che spesso sono elementi stigmatizzanti. Per esempio il ruolo negativo attribuito alla donna in tutta l'area del Mediterraneo, oppure un certo macismo maschile, cosa ovviamente legata, oppure la cultura dell'onore, no? Sì, e si è fermata C'è l'immagine. più. Scusami? No, si era fermata l'immagine un secondo, prego. Ah, beh. Qualche autore dice ormai c'è più cultura diciamo, del macismo e dell'onore nei pub, ormai, insomma c'è sempre stata probabilmente, più nei pub londinesi che magari in Tunisia. Ecco, quindi ecco, c'è un uso stigmatizzante. Qui prima, chiacchierando prima di questa registrazione, noi parlavamo appunto dell'uso performativo, perché appunto l'uso performativo significa che diciamo, la realtà viene modificata dalle parole e quindi l'uso stigmatizzante di questo modo di guardare al sud fa sì che il sud effettivamente risulti un luogo
no? Di arretratezza, un luogo di oscurità, un luogo di diciamo non modernità, mentre il nord, appunto, è il nord della ragione, è il nord della luce, è il nord anche della bianchezza rispetto, per esempio, alla nerezza del sud, no? E questo è il mediterraneismo del primo tipo, cioè l'idea appunto che c'è un unico blocco, che è il blocco mediterraneo, e nel quale vengono accomunate le culture, non lo so, la cultura spagnola, la cultura andalusa e la cultura greca, e fondamentalmente tutti insieme dentro questo paradigma. Il mediterraneismo del secondo tipo è l'idea invece del rovesciamento di questo stigma, come dicevo prima, cioè l'idea che a un certo punto si possano prendere questi elementi per farli diventare una cosa invece positiva, per rivendicare un'identità, l'identità del sud, l'identità del Mediterraneo, e a che cosa serve, anche come rivendicazione politica per dire che, qui non mi dilungo, ma insomma c'è tutta una riflessione anche di Carl Schmitt su questo tema. Delle potenze oceaniche rispetto alle potenze talassiche e alle potenze telluriche, diciamo così, no? Cioè, c'è questa contrapposizione appunto tra il mare chiuso del Mediterraneo, che è un mare che viene, diciamo, identificato con la lentezza e quindi con i rapporti umani, no? Rispetto invece alla velocità dell'oceano, alla velocità delle culture oceaniche, che sono invece improntate appunto al calcolo, alla rapidità, alla incapacità di soffermarsi a godere dei rapporti umani autentici, diciamo così. E questo, anche questo, però, io ho cercato di smontarlo come un paradigma che in qualche modo appunto non fa che ripetere quello stigma negativo, lo vuole rovesciare. Ma in realtà lo riafferma, perché appunto afferma le stesse cose, cioè si dice che al sud, mediterraneismo del primo tipo, che il sud sia lento, mediterraneismo del secondo tipo, il sud è lento, però questa è una cosa buona. Questo fondamentalmente è, diciamo, lo schema. E dove, come dire, dove si può situare la questione mediterraneo nella parola? Allora, se questi sono i vari discorsi che ci sono sul Mediterraneo, no? Mediterraneismo come discorsi esterni e interni di. Allora sembra il Mediterraneo come conflitto, no? Di un conflitto che ci sarebbe tra nord e sud, questo. C'è anche però, tu citi, e non ha torto Edward Said, ma con orientalismo si pone questa questione, ma chi c'era? Ma c'era, è dall'antichità che si pone, non nord-sud, intendo qui est-ovest, l'Oriente. Sto leggendo con grande ritardo l'Asino d'Oro di Apuleio, e leggendo i contesti storici intorno, si avverte che la questione era già dell'impero romano, che cominciava ad andare verso il suo declino, e che la questione era di accettare o meno tutto quello che arrivava dall'Oriente. E l'Oriente cosa portava? Portava l'gnosticismo, portava tutte le mitologie mesopotamiche, eccetera, portava nelle religioni quel che oggi in cultura viene chiamato multiculturalismo, e laddove tra l'altro tu nel tuo testo prendi in considerazione anche il transculturalismo, anche se non è questo il termine che interviene, ma solo transcultura, dall'ambiente degli studi subalterni, ma a me viene da letture che non fanno riferimento ai studi subalterni, da alcuni autori, un messicano, e sono stati ripresi da un'equipe in Quebec, dove la direzione era italiana, tra l'altro, e che aveva fatto per una decina d'anni una rivista dal titolo Transcultura. Sì, la transculturazione io la prendo da un antropologo cubano che si chiamava Fernando Ortiz, No, il quale. è lui l'architetto. Ok. Fa parte degli studi di Sì, subalterno. no, lui era un autore che ha scritto un libro che si chiamava appunto Contrappunto cubano dello zucchero e del tabacco, in cui racconta in modo anche un po' poetico, non è un testo, come dire, strutturalmente accademico inteso nel modo occidentale in cui nelle università europee si scrivono o nordamericane si scrivono dei testi accademici, ma è un testo
che anche questo aderisce a quella forma di commistione tra appunto racconto, biografia e testo scientifico che per esempio ritroviamo nel citato Fanon di cui sopra. Poi è stato ripreso da un'autrice, questa sì invece accademica, che si chiama Marie-Louise Pratt, che ha scritto un libro, si intitola Imperial Eyes, cioè Occhi Imperiali, che appunto è sulla transculturazione, molto, molto interessante, che è un libro degli anni, credo, 90, mai tradotto in italiano. E che cosa vuol dire transculturazione? Lo spiega proprio Malinowski nella prefazione al libro di Ortiz, che quindi insomma, ha una prefazione assolutamente di grandissimo rilievo. E transculturazione è sostanzialmente il rifiuto dell'idea di acculturazione, che appunto è l'idea di un terminus ad quem, cioè di qualcosa a cui occorre in qualche modo adeguarsi, mentre transculturazione pone le culture, posto che appunto ci sia qualcosa che si può definire cultura e che dialoga e che non siano le persone invece a dialogare tra di loro, diciamo, pone comunque le culture su un piano di confronto dialettico e di scontro, di conflitto, ma anche appunto più paritario, mentre invece l'idea di acculturazione o di inculturazione prevede che qualcuno si adegui alla cultura dell'altro in qualche modo. Quindi ecco, lo usavo in questi termini, però questo mi consente anche di dire, a proposito della transculturazione, che l'inversione dello stigma, per esempio, io ho cercato di spiegarla anche in un altro libro che si intitola Diritti umani e relativismo, con riferimento per esempio alla cultura brasiliana, perché lì c'è il modernismo brasiliano, lì è stato proprio un caso di, diciamo, in qualche modo di applicazione di uno schema transculturale, perché lì diciamo, questi intellettuali come Oswald de Andrade, eccetera, che si erano formati in Europa, a Parigi, a un certo punto diciamo, riprendono l'immagine del Brasile famelico e barbaro e selvaggio, la bocca selvaggia che mangia, diciamo, la cultura europea, e proprio attraverso questa metafora del cannibale, quindi del selvaggio, del primitivo, transculturano questa idea per affermare una propria identità culturale, però passando per l'appunto attraverso le avanguardie moderniste dei primi del Novecento. Una questione molto interessante che io ho cercato di sviluppare in quel testo, ma anche in altri contributi. Sì, ascoltandoti adesso faccio connessioni che mi portano molto lontano. C'è un dettaglio, allora ti pongo un'ultima questione su un dettaglio che riprendi, no? C'è un certo punto, stai citando qualcuno adesso, io non, cioè, ho scritto varie note, ma non l'ho qui davanti agli occhi, e che riduce a un binarismo, a un'opposizione del tipo di quelle che stai parlando e che sarebbero messe in discussione, per esempio, dal transculturalismo, e che è questa semplice distinzione noi-loro. Ecco, la mia questione è che ciascuna volta che si pone, come dire, una sedimentazione di queste cose che diventano questi discorsi che arrivano anche a trasformare la realtà sociale, la realtà connotativa, perché poi basta conversare con qualcuno e non reggono. Cioè io che ho varie conversazioni che ne so anche con intellettuali arabi. Io tutti i pregiudizi arabi o anche tutte quelle cose, quelle poche cose che paiono non essere pregiudizio, sono quasi in condizioni, come dire, di riporre talvolta di queste questioni. Tuttavia, quando io mi trovo a parlare, come mi è capitato, con un poeta, un intellettuale arabo, io non avverto più nulla di noi e loro, non lo avverto. Io non sto, allora, non sto, allora devo dire, io non sto intervistando un intellettuale calabro e nello stesso tempo sto intervistando un intellettuale calabro, ma questo vuol dire che è inassumibile come uno stigma che
che io sia nato a Verona piuttosto che a Melbourne o a Reggio Calabria. Domani facciamo questo appunto in questa intervista. Domani intervisterò un eccellentissimo pasticcere di Reggio Calabria, che è tra l'altro, ma non è per quello che io lo intervisto per la mia curiosità rispetto al fatto che è un eccellente pasticcere, lo intendo, e è anche il presidente dell'Associazione di Pasticceri Italiana, a maggior ragione. Sicuramente io porrò anche questioni di come sta sfruttando e rilanciando il bergamotto, il cedro, la liquirizia. Ma perché no? Se vado a intervistare uno di Lodi, non gli pongo la questione del mascarpone, ma non lo sto stigmatizzando. Mi può anche dire, guardi, a me no, non ho nessun interesse per il mascarpone, preferisco la ricotta. Dico, ma cioè, che cos'è che costituisce stigma? Non è neanche così interessante. Io non ho molto interesse per gli stigmatizzanti. Per questo spirito inquisitoriale, differenziatore, noi loro preso come. Io mi sono accorto che noi loro, in tutt'altro no. Allora, sarebbero gli indici del finito, no? Siamo finiti, o sei dei nostri o sei dei loro. Schierati. Quante persone nella vita mi hanno chiesto schierati? Questione che mi viene posta anche: ma perché non hai fatto il cuoco e basta? Oppure, ma perché non hai fatto solo l'intellettuale? Schierati. Ma è da bambino, mi permetto questa parentesi nella tua intervista. E da bambino, sei juventino, sei milanista? Io non ho ancora capito, ho 68 anni, non l'ho capita, non la capisco. E ancora adesso non capisco come fa uno a essere juventino piuttosto che tenere per il Napoli e per il Cagliari o piuttosto che per il Venezia. Cioè, il fatto che uno sia nato a Venezia e che tenga per il Venezia, ancora io non lo capisco. Allora, o io sono da eliminare come intellettuale per questo, oppure è una questione di vita. È bellissimo essere nato a Venezia e anche tifare per il suo Venezia, ma tu non puoi venire a me a chiedere, tu tieni al Venezia o tieni per un'altra squadra? Io penso che lì stiamo scivolando fuori in tutto un altro pianeta, in tutto un altro pianeta. Sono d'accordo. Intanto direi che questo, che le identità esiste qualcosa che noi chiamiamo identità. C'è un dialogo tra un famoso antropologo postmoderno che si chiama James Clifford e un padre degli studi culturali che si chiama Stuart Hall, che si ritrovano a un certo punto a parlare di una famiglia hawaiana che ha girato per 60 anni il mondo suonando, perché è una famiglia di musicisti, e a un certo punto questa famiglia ritorna alle Hawaii. Allora questi due si interrogano su che cos'è che queste persone hanno portato in giro, che cos'è che hanno conservato del loro essere hawaiani e qual è questo nocciolo della loro identità. In fondo nessuno sa rispondere, nel senso che chiaramente è talmente frammentato, è talmente composito, è talmente multiforme, appunto proteiforme, questa idea dell'identità che nessuno può stabilire, se non a livello individuale, ma nemmeno perché chiaramente tu che hai frequentato e che frequenti la psicanalisi, gli uomini sono fasci di coscienza, sono flussi e quindi diciamo stabilire un'identità rigida è una cosa che è una camicia di nesso. Dopodiché però devo dire che invece c'è la questione delle identità collettive che non soltanto ci definiscono nel senso che a volte siamo noi che ci definiamo, no? Attraverso le identità collettive per vari motivi, anche per esempio politici, ma ci sono anche quelle identità collettive che sono definite dall'esterno, perché appunto c'è lo stigma, perché appunto c'è l'idea che, io faccio un esempio, ma per stare sull'attualità, qualche giorno fa Enrico Letta, per dire che appunto la situazione era una situazione molto confusa, molto cialtronesca, ha detto sono i soliti italiani, pizza, mandolino e spaghetti. Su Twitter gli ha risposto Antonio Bassolino, che è stato sindaco di Napoli, dicendogli: ma scusa, perché per stigmatizzare la cialtroneria italiana non ti scegli degli esempi che magari sono i tuoi ed eviti di dire che sono tutti pizza, mandolino e spaghetti, che sono i classici? Ma guarda,
Facci caso, perché ecco, io il mio lavoro, questo libro in realtà ha un'origine remota, nel senso che è una cosa a cui ragionavo da tanti anni e ho detto quando l'ho pubblicato, ma magari non è più attuale, ma ogni giorno mi trovo invece come dire, riscontrare conferme dell'attualità di questo ragionamento. Facci caso, quando uno deve impersonare il cialtrone, fa l'accento napoletano, quando uno deve impersonare il mafioso, fa l'accento siciliano. Anche se ormai, per esempio, la mafia è ampiamente diffusa, al centro-nord. Quindi, ecco, questo è un po', insomma, un tema che bisogna considerare. Bene, ci fermiamo qui, Francesco Maria. È chiaro che potremmo fare Sì, delle. mandare avanti a lungo. È interessante, è interessante. Penso che abbiamo comunque, hai dato l'occasione di leggere il tuo libro. Io ho fatto questo sforzo intellettuale, che nel mio caso è un interesse e un piacere. E quindi Mi ha ci bloccata diamo. l'immagine, quindi ho perso un po' di conversazione. Beh, diciamo che ti stavo ringraziando, Ah, grazie a te, figurati. facevo un elogio del tuo libro, Grazie. invitavo ad andarlo a leggere. Non c'è niente di meglio che leggere il testo di cui si parla, il testo che ciascuna volta ci troviamo confrontati ad ascoltare, a leggere, a analizzare. So che è impegnativo, ma è una festa, è una festa. Io ho sempre considerato una festa queste occasioni, no? Porre a un autore le questioni che noi poniamo, scriviamo a margine, possiamo scrivere un testo, ci si può per un caso incrociare su altre cose, però che cosa c'è di più preciso di questo? E quindi abbiamo un intervistatore che è soddisfatto. Del Anch'io lavoro sono soddisfatto. e auspico che sia un'occasione per i lettori di liberi.tv e poi anche per tutti i mezzi che lo realizzano. Grazie ancora. Grazie a te.